Tribù Rossonera, amica Michel Marietto, buon 27 di dicembre a tutte e a tutti e bentornate, bentornati a questo nuovo appuntamento col vostro Marietto Milanista. Ma come vedete oggi il plateau qui è proprio un piatto, tra l'altro un piatto di fagioli, perché oggi il nostro caro amico George, che voi vi ricorderete sicuramente, che avete visto in qualche video a Capodanno l'anno scorso, nel derby quest'anno con l'Inter anche, no? C'è anche il nostro Giorgio, uruguaiano, tifoso del River Plate, ma grande simpatizzante del Milan, che è sempre qua con noi. Vamo River, carajo! Vamo River! Poi dietro abbiamo il nostro carissimo amico Andrea, che ormai penso conosciate. Lo avete visto in live, anche lui, diversi video. Qui ormai siamo una tribù, als diablas catalans, dicono i diavoli catalani. E qui sulla mia sinistra, buonasera, il nostro carissimo Marchino, che è sempre presente, anche lui, in tante live. Quindi oggi siamo qui a festeggiare, come tutti fanno. Noi ce ne fottiamo chiaramente dei decreti, degli assemblamenti. Noi ci vogliamo bene e quindi non abbiamo bisogno di tutte quelle cazzate che emanano governi farlocchi, tanto in Italia che qua in Spagna. Detto questo, ragazzi, come sempre vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social, Marietto Milanista, Facebook, Instagram, piuttosto che il canale YouTube, che già sapete, quindi iscrizione con campanella attiva, like di sostegno, condivisione dei vostri social. Però anche Telegram ho un canale. Lì ho pensato anche che dal nuovo anno creerò un gruppo, così anche voi potrete interagire direttamente nel gruppo di Telegram. Però prima di iniziare ancora su tutto quello che adesso parleremo, voglio ringraziarvi perché anche in questi due giorni che non ho fatto video, come vi avevo anche promesso, sono arrivati messaggi comunque di auguri, che mi state dietro, addirittura sono aumentati anche gli iscritti ancora, quindi vi ringrazio di cuore. E quindi, detto questo, ragazzi, iniziamo. Oggi 27 dicembre è una data importante soprattutto per due motivi. 3 anni fa a quest'ora il Milan vinse il derby di Coppa Italia contro l'Inter 1-0 con gol di Patrick Cutrone nel 114esimo, 115esimo, era il supplementare, però veramente è stata una partita che è rimasta impressa a tutti noi. Poi è stato anche l'anno scorso il giorno in cui è stato ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. E quindi oggi, visto che è inutile che parliamo di mercato, visto che è appena finito il Natale, quindi ditemi voi di che cosa parliamo. Parliamo di fuffa, cioè non c'è niente praticamente di reale. E quindi abbiamo il nostro Zlatan Ibrahimovic, che ha rilasciato a Sport Week ieri un'intervista dicendo che solo Maradona è più forte di me. Poi aveva stilato anche una classifica di giocatori, da Buffon come giocatore, come portiere, piuttosto che in difesa. Parlava addirittura che con Cannavaro se lo portava a Napoli in scooter, diceva proprio la pazzia, cioè proprio ha raccontato tante aneddoti. Però una cosa importante che dice lui: io al Milan mi sento a casa, il Milan è il top of the top. Prima, scherzando con Mico Andrea, dicevo il top of the pop, perché anche il Milan è una squadra un po' pop in questo momento, è una squadra molto molto divertente. Quindi, ragazzi, ditemi voi, visto che qua c'ho i miei ospiti, che cosa secondo voi rappresenta, uno a testa, Zlatan Ibrahimovic in questo Milan in questo momento. Cominciamo da Marchino, che c'ho qui a sinistra. Buonasera. Poi giriamo. Ma io penso che senza un giocatore come Ibra, con la sua mentalità, non saremmo dove siamo adesso, perché anche senza di lui la presenza in campo si sente, perché realmente rispetto agli altri anni non molliamo un cazzo, siamo sempre presenti, ci crediamo fino alla fine e veramente un personaggio come lui ci mancava. Un peccato che non sia arrivato quando c'era Gattuso allenatore, perché sinceramente io penso, come molta gente anche, che con un allenatore come Gattuso e un giocatore come Ibra o dai il 100% sono calci da tutte le parti. Quindi meno male che è tornato, ha dimostrato anche, ok, tira e molla sugli stipendi, però è Zlatan, uno così lo paghi quello che chiede, perché vedi la mentalità che ha a 39 anni che i giovani di adesso nessuno ha. E non dico che meriterebbe un pallone d'oro l'anno che viene, però con quello che sta facendo a 39 anni non so quanti arriveranno alla sua età e faranno lo stesso. E poi in una squadra molto giovane, quindi non è che abbiamo campioni che possiamo fare 3-4 gol a partita facilmente. Li possiamo fare, però con un gran gioco
sono perso un attimino, però uno come Zlatan è meglio averlo in squadra che contro. Che contro, assolutamente. Infatti quando era contro di noi ci stava anche un po' sulle palle, quando giocava contro il Milan, e a parte che ci legnava anche lui sempre ci incastigava. Però quello che dice il Pallone d'Oro, tra l'altro aveva rilasciato un'intervista che diceva lui sinceramente non gliene frega del Pallone d'Oro, perché lui ne ha vinti 12 di fila del Pallone d'Oro svedese, perché lui dice io sono nella continuità, io sono un campione nella continuità, quindi queste cose qua, un anno fa bene il Pallone d'Oro, poi magari non ti fa niente per 20 anni, quindi giustamente lui dovrebbe vincere il Pallone d'Oro ogni anno per quello che ha fatto fino adesso. Quindi bello Marchino, grazie. E quindi da dietro qua abbiamo il nostro amico Andrea. Sì, per me avanzi. Sì, cioè, sicuramente Zlatan adesso rappresenta un leader. Un po' con la voce, squadra. Ragazzi, alziamo un po' la voce, sennò non ci sento un niente. Soprattutto un leader nella squadra che copre un ruolo molto importante, quasi fondamentale. Anche non giocando si sente la sua influenza e la sua... Non influenza però. No, già influenza. No, aveva già avuto Covid, lasciamo perdere. Il Pippo virus. Però, diciamo, anche non giocando porta il suo... la sua forza, la sua voglia di continuare a seguire su questo canale del Marietto Milanista. dai, sforziamo un po'. Che Zlatan anche magari mi segue, magari avrà visto un video magari nella sua vita. Esatto, in questo senso, cioè è proprio una figura molto importante di leader che è influente sia che gioca o sia che non gioca, cioè è questo che rappresenta secondo me adesso. Assolutamente. E speriamo che duri ancora il più possibile. Altri 10 anni. Sì, almeno. Anche non giocando, come però che rimanga sempre col Milan. Esatto. Che rimanga anche sempre col Milan, anche quando non giocherà più. Esatto, e questa è la speranza un po' di tutti noi. Grazie Andrea. E tu George? Secondo me, Mario, come dici sempre tu, no? È il totem, per me è il pilastro principale di questo momento. Tu puoi parlare di una serie di mezzocampo, metà campo, puoi parlare di che sì, puoi parlare... mo in questo momento Teo Hernandez, però senza di lui non sarebbe tutta questa, cioè tutta questa cosa che sta facendo il Milan. L'ho parlato proprio con Marco l'altro giorno, un messaggio di WhatsApp così, il 2-2 con la Lazio. Guarda Marco, stava per entrare questo ragazzo norvegese Auge. Guarda che stava per arrivare il terzo gol, giustamente al 92esimo, 3-2. Teo Hernandez, perché si sente sta forza di Ibra che non c'era prima. Senza di Ibra, secondo me, come dici tu, è il totem, sì. È un po' il tutto, il leader massimo. E sta Pioli e sta 50-50, Pioli e Ibra, secondo me è una cosa proprio particolare, si sente la forza. Tra l'altro facciamo gli auguri a ieri a Stefano Pioli, visto che ieri era Santo Stefano, quindi il nostro grande auguri al mister. Il Mahatma, la grande anima di questo Milan. Quindi Ibra, giustamente come tutti voi, ormai tutti lo sanno, in questo momento è fondamentale per quanto riguarda questo Milan, tanto dentro che fuori dal campo. E invece, a parte Ibra, voglio farvi una domanda. Qual è l'altro giocatore del Milan che secondo voi in questo momento pensate sia imprescindibile da questo 11 del Milan? A rotazione, Marco? Guarda, se posso farne uno per reparto... Ovviamente Donnarumma, Chiaer, Bennacer e Ibra, chiaramente. Senza nulla togliere anche a Teo, chiaramente. Però nel centro della difesa si sente che manca Chiaer. Sì, perché va bene Romagnoli, quello che vuoi, però Chiaer è incredibile. Certo. Io penso che quasi nessuno sarebbe aspettato il suo un exploit così. Sì. Veramente si sente che manca. Sì, anch'io. Confermate? Sì, anch'io dall'anno scorso già che notavo che la presenza di Kier era quasi indispensabile, e si sta notando adesso che non c'è. Sì. Si sta notando di più, però sì, direi Kier anch'io. A me che sì, mi piace assai che sì, è per me il presidente. Franck sì, il presidente. Anche sì, mamma mia. È un mostro, una bestia. Anche un piccolo leader, non come un Ibra, certo. Per una cosa fondamentale, pure quando senza di lui si è visto l'altra partita che ci è mancato tanto. Certo. E invece per concludere, così visto che siamo già arrivati anche ai 10 minuti, chi vi aspettate voi dal calciomercato adesso al Milan? Chi vi piacerebbe avere in questo
grande Milan che stiamo vivendo. Chiaramente ci mancano, come sappiamo tutti, 2-3 pezzi per fargli fare proprio il volo, perché questo è un Milan che è solo per la coperta corta della panchina. Volare. Ma esattamente, vogliamo, noi ormai con questo Milan vogliamo. Quindi quale giocatore vi piacerebbe, o giocatori, massimo due, non facciamo perché sennò sconvolgiamo la squadra, in questo Milan? Marchino. Io sinceramente so che un attaccante ci vuole al posto di Ibra, perché senza... Come dice Ibra. Sì, sì, ovviamente. Però io dico, perché non sognare, perché non provare a comprare, a prendersi Sergio Ramos? È in scadenza di contratto, può essere un sogno impossibile, può essere, ma perché non intentare? Alla fine abbiamo, dalla nostra parte abbiamo la storia, quindi con un giocatore così... Se vinciamo qualcosa quest'anno, l'anno prossimo in Champions saremmo imparabili, io penso. Perché con una difesa con anche Teo, Sergio Ramos, un Chiaer e anche lo stesso Calabria, che ultimamente sta facendo bene. Io sinceramente sognerei quello. Certo. E poi magari anche un Szoboszlai, sinceramente. E già se ne va in Inghilterra, no, o all'Ipsia, mi sembra andava all'Ipsia adesso. Peccato, perché veramente era un altro giocatore che penso che avrebbe fatto una gran differenza con di fianco uno come Ibra. Sì. Andrea? Io direi, anch'io punterei, cioè su un attaccante vice Ibra, che è proprio quello che secondo me desidero di più. Uno come Milik, cioè Milik proprio Milik, mi farebbe molto contento. Certo. No, vabbè, ma anche in difesa comunque si parla di Milan, un difensore centrale. Sì, anche, però quello che secondo me mi farebbe molto contento è un buon attaccante vice Ibra. E Milik, cioè sarebbe il top. Però già l'ha preso Enzo nel fantacalcio, quindi non possiamo. L'ha già comprato con un mese d'anticipo. Vabbè, che noi giochiamo anche al fantacalcio. Ha fatto bene Enzo. Ha fatto bene, già ha avuto l'occhio lungo. Lui poi, l'occhio lungo tifoso del Torino, tra l'altro, all'ultimo posto. Proprio l'occhio lunghissimo. L'occhio di vince, diciamo. Adesso lui vedrà questo video e vedrà di tutto. E tu, George, che dici? A me uno particolare che... Cioè, a me piace tanto che sia una squadra che sia un momento di merda, che è Belotti. Se va in il Toro in Serie B, che non auguro, perché comunque il Torino non gli auguro la B per varie ragioni. Tra l'altro, ripeto, abbiamo un amico carissimo tifoso del Torino. Anche mio cugino. E noi tifosi del River Plate abbiamo grandi amici. Certo, e lui del River Plate, grande amici. Esatto. Un gemellaggio storico. Sì, è vero. Tra l'altro aveva anche usato la maglia... Granata, sì, l'anno scorso io a casa era, esatto. Una volta te la faccio vedere. Sì, esatto. Quindi niente ragazzi, siamo arrivati comunque al finale, è stato bello perché oggi abbiamo fatto una bella giornata qui in amicizia, con le famiglie, e il nostro Giorgio ci ha preparato una bella pasta e fasule, stile napoletano proprio, veramente è stato grandissimo, abbiamo mangiato alla grande, bevuto perché ha bevuto, io non bevo, noi due siamo antialcolici, e quindi veramente una bella giornata per chiudere questo Natale, quindi quasi fine anno 2020, che è stato un anno che purtroppo per tutti noi sappiamo un anno molto complicato, molto difficile, con questa storia del Covid a tutti i livelli, però sicuramente l'amicizia e il ritrovarsi non ci fermano davanti a queste assurde regole e leggi che ci vogliono proporre questi governi farlocchi e fantocci. Merdaccia, mi verrebbe anche a dire, come fantocci merdaccia. Niente ragazzi, come sempre qui dal vostro Marietto Milanista, mi raccomando, continuiamo con le iscrizioni che andiamo alla grande, cerchiamo di arrivare ai 6.000 prima e chiudiamo l'anno con 6.000 così alla grande. 10.000, infatti, 40.000, 100.000, tombola, vai che oggi è il giorno di tombola. Quindi mi raccomando, continua con l'iscrizione al canale, un bel pollicione in su di like, sempre condivisione, sempre like, perché all'ingiù lo mettono i cattivelli, perché c'è qualche cattivello che non mi vuole bene, però visto che io sono magnanimo, passionista, ma sì, c'è chi non capisce un cazzo di calcio mi mette dislike, però detto questo ragazzi, io sono contento che la vibra del Marietto segue così alla grande, e quindi niente, e come sempre dal vostro Marietto,
Marietto Milanista. Ah, ecco, mi è venuto in mente, domani sera ragazzi, importantissimo, live, super live sul mio canale alle 21.30, come ogni 15 giorni del lunedì ci sarà il processo qui come del Marietto, con i tipici topici ospiti ormai del combo, abbiamo giornalisti, blogger, youtuber, e quindi vi invito già a mettere in agenda questo appuntamento. Niente. Sin mas, si direbbe qua in Spagna. Niente più dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rosso-nero. Forza Milan, ovunque e comunque. E ci vediamo domani alla prossima. Ciao!